Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Alfred73 e oggi voglio condividere con voi 5 ottimi consigli per il vostro impianto di riscaldamento prima che arrivi l'inverno. Buona visione! Primo consiglio prima dell'accensione invernale è spurgate l'aria dai vostri termosifoni. Ogni termosifone ha due valvole, la prima di ingresso dell'acqua calda e la seconda di uscita, detta detentore. Queste due valvole fanno sì che l'acqua calda entri nel radiatore, avvenga lo scambio con l'ambiente esterno per poi tornare in caldaia. Dall'altra parte troviamo anche una valvola di spurgo dell'aria che permette di eliminare l'aria presente all'interno del radiatore. Di solito nella parte alta si forma una bolla d'aria che impedisce al radiatore di riscaldarsi completamente. Tutto quello che dovremmo fare è far fuoriuscire questa bolla d'aria nella parte alta in modo che l'acqua prenda il posto dell'aria. Questo fenomeno delle bolle d'aria avviene spesso nei radiatori posti più in alto. Una volta acceso l'impianto sentiremo con mano che una parte è fredda mentre l'altra è calda. Questo fenomeno è proprio sintomatico della presenza di aria nel radiatore. La parte più a destra in alto di solito è quella dove si forma l'aria e quindi è quella più fredda. Attraverso la valvola di sfiato è possibile sfogare tutta l'aria presente. Con un bicchiere posto sotto andiamo ad aprire questa valvola di sfiato. Faremo fuoriuscire tutta l'aria. Man mano che l'aria fuoriesce, l'acqua prenderà il suo posto e il nostro bicchiere inizierà a riempirsi. Quando non uscirà più aria, ma solo acqua, è il momento di chiudere saldamente la nostra valvola di sfiato. Assicuratevi di chiudere sempre fermamente queste valvole. Questa operazione comporta un abbassamento di pressione in caldaia che, una volta ripristinata, permetterà al termosifone di scaldarsi completamente perché l'aria sarà completamente fuoriuscita. Replicando questa operazione per tutti i termosifoni che presentano una parte calda e una parte fredda, a quel punto i nostri termosifoni saranno pronti per l'inverno. E veniamo al consiglio numero 2, verifica della pressione in caldaia ed eventuale ripristino. Questa pressione, dopo che avrete scaricato l'aria dai termosifoni, tende ad abbassarsi anche notevolmente, a tal punto che se avete una caldaia Vaillant andrà in blocco, codice errore F22 che impedisce anche la produzione di acqua calda sanitaria. Quando la vostra caldaia va in blocco, verificate sempre questa pressione. Ogni qualvolta c'è un abbassamento di pressione, dovrete ripristinare la pressione in caldaia attraverso l'apposito rubinetto di carico. Questo rubinetto è posto nella parte bassa della caldaia. Questa operazione va compiuta ad impianto freddo, quindi con i tubi di mandata del riscaldamento freddi, mi raccomando. Andiamo ad aprire questo rubinetto di carico dell'impianto in senso antiorario fino a quando questa pressione non arriverà agli 1.2 bar, la normale pressione di esercizio a freddo della caldaia. A quel punto dovremo andare a chiudere il rubinetto. Una volta stretto fermamente questo rubinetto di carico in chiusura, saremo certi che la nostra caldaia è pronta per funzionare correttamente. E veniamo al consiglio numero 3, bilanciamento dell'impianto. Questo argomento è stato oggetto di un mio precedente video che vi invito ad andare a vedere. Vediamo una sintesi di che cos'è il bilanciamento dell'impianto e di come si realizza. In un appartamento spesso e volentieri capita che delle stanze siano tendenzialmente più fredde rispetto ad altre più calde a causa dell'esposizione, dell'isolamento, eccetera. A volte possono anche esserci difetti di progettazione del calcolo degli elementi di un radiatore che fanno sì che una stanza sia più fredda delle altre, magari anche più lontana da quello che è il centro dell'appartamento dove di solito è posto il cosiddetto collettore.
collettore dei termosifoni, che non è altro che un distributore di acqua calda per i vari termosifoni ad esso collegati. Nel collettore entra l'acqua calda proveniente dalla caldaia e fuoriesce l'acqua raffreddata dai termosifoni per effetto dello scambio termico con l'aria. Sul collettore possono essere installate anche una valvola di zona per separare un piano dall'altro dell'abitazione. Ciascuna valvola di zona è comandata dal relativo termostato e fornisce un feedback di accensione alla caldaia. L'impianto a collettore comune fa sì che molto spesso il termosifone più lontano dal collettore sia quello più sfavorito, in quanto l'acqua arriva ad una temperatura più bassa degli altri termosifoni, facendo sì che la stanza più lontana sia anche più fredda rispetto a quelle più vicine. Per risolvere questo problema occorrerà chiudere parzialmente i radiatori delle stanze più vicine al collettore e aprire maggiormente i radiatori delle stanze più lontane. In questo modo si favorirà il flusso di acqua calda verso il circuito più sfavorito, ripristinando il comfort in tutto l'appartamento. Per compiere questa operazione, nei radiatori più vicini al collettore centrale, basterà chiudere la valvola di mandata attraverso la quale entra l'acqua all'interno del radiatore di un quarto di giro o mezzo giro. Questa manovra ridurrà il flusso nei radiatori più vicini al collettore. Viceversa, nei radiatori più lontani e quindi più sfavoriti, occorrerà invece aprire maggiormente la valvola di ingresso dell'acqua. Questa operazione, dando maggior afflusso d'acqua al termosifone più sfavorito, ripristinerà il comfort nelle stanze più fredde e più lontane. Se sul vostro termosifone avete delle valvole termostatiche, potete ugualmente compiere questa operazione di parzializzazione andando ad agire sul rubinetto del detentore, in genere posto in basso sul termosifone, e parzializzare questo rubinetto con l'utilizzo di una pinza, chiudendolo nei termosifoni più vicini e aprendolo in quelli più lontani. E arriviamo al quarto consiglio: regolazione corretta della temperatura in caldaia. Questa operazione consiste nell'impostare una temperatura dei radiatori che sia la più bassa possibile, compatibilmente con la temperatura dell'ambiente esterno durante la stagione, alzandola man mano che si va verso il pieno inverno. Per sfruttare al massimo l'efficienza della caldaia condensazione alle più basse temperature e ridurre anche il consumo di gas. Le caldaie a condensazione infatti sfruttano gli stessi fumi di scarico per riscaldare l'acqua. A questo punto vediamo come funziona una caldaia a condensazione per la produzione di acqua calda sanitaria e del riscaldamento. Il bruciatore circolare presente in questi tipi di caldaie infatti raggiunge il suo massimo grado di efficienza alle basse temperature di riscaldamento, sfruttando, come già detto, i fumi di combustione. Attraverso l'attacco centrale, il gas proveniente dalla rete entra in una valvola del gas che modula la fiamma miscelandola con l'aria fino a farla arrivare al bruciatore circolare posto in alto, all'interno del quale entra l'acqua fredda dell'impianto di riscaldamento ed esce l'acqua riscaldata che va verso i termosifoni. Nel bruciatore circolare è presente anche un tubo raccogli condensa che va necessariamente collegato verso l'esterno. In modalità riscaldamento, l'acqua di ritorno dai termosifoni entra e passa attraverso una valvola deviatrice aperta verso la pompa del circolatore che la fa arrivare allo scambiatore primario, cioè al bruciatore, per essere riscaldata. Il vaso di espansione a destra contiene una camera d'aria che viene pressata dall'aumento della pressione nell'impianto e serve per compensare le dilatazioni termiche dell'acqua a seguito dell'aumento della temperatura. La pressione di questa camera d'aria di solito è intorno a 1 bar
In caso di foratura ci sarà una perdita d'acqua nei pressi della valvola di gonfiaggio. Dei sensori NTC posti all'ingresso dell'acqua fredda e all'uscita dell'acqua calda sul bruciatore primario sentono la temperatura dell'acqua e agiscono di conseguenza modulando la fiamma del bruciatore. Per ripristinare il livello di pressione di questo circuito chiuso è presente in caldaia un rubinetto tra l'ingresso dell'acqua fredda e il circuito chiuso del riscaldamento per poter ricaricare l'acqua nell'impianto di riscaldamento, come abbiamo visto nelle operazioni precedenti. Se per qualche motivo la pressione dovesse salire oltre il livello di sicurezza, è presente una valvola di sfogo pressione e si apre facendo fuoriuscire l'acqua per proteggere l'impianto. Nella modalità di funzionamento per la produzione di acqua calda sanitaria, ogni volta che si apre il rubinetto dell'acqua calda e quindi si chiede acqua calda alla caldaia, un sensore a mulinello posto sull'uscita ordina al circuito di chiudere la valvola dell'impianto di riscaldamento. In questo modo, piuttosto che andare nei termosifoni, l'acqua calda sarà costretta a passare attraverso lo scambiatore secondario per riscaldare l'acqua calda sanitaria. Questa sorta di radiatore ha in ingresso l'acqua fredda proveniente dalla rete idrica e in uscita l'acqua calda che è stata scaldata nello scambio termico. Durante la richiesta di acqua calda sanitaria, la pompa circolatore fa circolare l'acqua soltanto nello scambiatore di calore per acqua calda sanitaria, la stessa acqua utilizzata normalmente per l'impianto di riscaldamento. Dopo un po' dalla cessazione della richiesta di acqua calda sanitaria, la valvola andrà a riaprire il circuito di impianto di riscaldamento e l'acqua calda rientrerà in circolo nell'impianto dei termosifoni. Tutto questo vuol dire che per questo tipo di caldaia, se vi state facendo la doccia, non potete contemporaneamente scaldare il vostro appartamento. Tenete bene a mente questo discorso prima di decidere di farvi la doccia. Bene, ora che abbiamo capito come funziona una caldaia a condensazione, sappiamo anche che per risparmiare sul gas e aumentare l'efficienza della stessa, dobbiamo tenere le temperature di riscaldamento le più basse possibile, ma non solo quelle dei termosifoni, anche quelle dell'acqua calda sanitaria. È infatti inutile e controproducente scaldare l'acqua ad una determinata temperatura per farsi la doccia e poi utilizzare la miscelazione di acqua fredda per raffreddarla. Quindi cercate sempre di farvi la doccia aprendo al massimo il rubinetto dell'acqua calda e la vostra caldaia ci guadagnerà anche in durata. E per finire, quinto ed ultimo consiglio, la gestione efficiente del termostato. Un termostato meglio se smart, programmabile da fuori, in modo da accenderlo e spegnerlo quando siete fuori casa, e soprattutto un termostato che sia in grado di programmare degli intervalli di tempo coerenti con le vostre attività quotidiane. Preferite infatti i tempi programmati piuttosto che le accensioni manuali e magari attraverso l'utilizzo di un'app apposita, come nel mio caso di questo termostato BOK, il più economico di tutti, potremo magari prevedere le accensioni e gli spegnimenti durante tutto l'intervallo della nostra giornata e prevedere soprattutto degli intervalli coerenti con i tempi di riscaldamento del nostro impianto. Considerate sempre che occorre un'ora per far salire di 2 gradi la temperatura in una stanza. Evitate le accensioni e gli spegnimenti troppo frequenti, cercate sempre di mantenere la temperatura sui 19 gradi all'interno della vostra abitazione, scendendo al massimo ai 16 quando non siete presenti, senza eccessivi sbalzi termici.
Verificate anche le impostazioni dei settaggi del vostro termostato per migliorare la temperatura di comfort. Bene amici, anche per oggi è tutto. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, vi invito come al solito a mettere like, iscrivervi al canale, bla bla bla, e ci vediamo alla prossima volta.